Web a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati su Dude Gamer. E a questo punto della storia avrete già visto sicuramente il DLC di Ellie con Riley e adesso possiamo gustarci il finale. Io invece in questo momento sto proprio editando quella parte che voi avete già visto, quindi andiamoci a gustare questo finale di stagione della prima parte remake di The Last of Us, di questo capolavoro. Ragazzi, vi ringrazio, se state in molti diciamo a seguirmi, non pensavo a tutte queste visualizzazioni. Comunque qualche like in più lo potevate mettere, se non l'avete fatto mettetelo adesso, e ci vediamo per la prossima parte di The Last of Us appena uscirà per PC, alla prossima serie che giocheremo prossimamente sul canale Viola e poi la riporteremo qui ovviamente sul nostro canale YouTube. Bella ragazzi, web a tutti e vamos. Eccoci ragazzi, vi ricordo dove siamo arrivati. Siamo qui a Salt Lake. Dobbiamo raggiungere St. Mary's, l'ospedale di St. Mary's, per far sì che Ellie possa finalmente trovare una cura, anzi per tutta l'umanità. Dobbiamo raggiungere le luci. Ascolta, so che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Questi erano dei capannoni dove curavano, penso, portavano cure ai primi infetti, o tentavano di curare, credo, agli inizi dell'epidemia. Tanto creiamoci qualcosa. Questi sono utili. Okay. Ci aggiriamo un po' tutto. Questa agenzia federale anticalamità, forza di sicurezza per incidenti. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Tieni, me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Vado con Sara. Niente, è impossibile. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie.
Ormai si è rassegnato. Ragazzi, di qua non si va. Perciò proseguiamo di qua. Qui c'è qualcosa di sicuro. Un banco da lavoro. Ora potenziamo un pochino. Questa è una mappa. Una mappa della zona di quarantena di Salt Lake City. Gli appunti scritti a mano indicano i percorsi di evacuazione, ospedale e le aree ormai prive di scorte. Ok. Oh, munizioni buone per l'arma, la pistolina col mirino, che è molto utile. E ci potenziamo le armi. Da qua scavalchiamo? Ah, era qua, ok. Prima andiamo di qua. C'è qualcosa di interessante. Niente. Andiamo, dai. Scendiamo qua sotto nel tunnel est. St. Mary Hospital. Eccolo là, la scritta. Qui ci saranno gli infetti. Me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Di veicoli da superare. Un futuro distopico pazzesco. Noi diamo un'occhiata dappertutto. Ma? Bloater. Un bloater. Io ci vado subito pesanti. Uno e due. Dai, ultimi colpi. No, sta tirando qualcosa. È morto. Mi ho sprecato il mondo, però ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo potenziato questa pistola qua, ma mi sa che ancora è lenta. E abbiamo finito tutti i colpi. Ah, qua c'è ancora. Scusi, lei, chi cerca? Scusi? Venghi, venghi. Ma non l'ho preso. Non l'ho preso un colpo. Un silenzio. Vedo i colpi. Ah, ecco. Ok, grazie dei colpi.
Altri colpi. Ok, ok, ok. Bueno. Che poi alla fine... Ma quello è un altro? Ma dicevo, poi alla fine comunque... I più pericolosi non sono i clicker, sono questi veloci. Che ti arrivano subito addosso e ti possono uccidere. Ma qual è? Dice il massimo. Ah, la revolver, ok. Questa è bella potenziata pure. La vorrei lasciare. Sì, quelli ci stanno di più a morire, i bloater, i clicker, però... sono più lentini. Bravelli. E da vicino è impeccabile questa. Cambiamo un secondo pistola. Mettiamo questa. Specie di pompa. Su ci sono munizioni, qualcosa o di utile? No, non c'è niente. Continuiamo. Carichiamo tutto. Ma lì c'era una porta. Aspettate un secondo, ormai. Visto che ci fa andare più avanti. Comunque qui ci sarà qualcosa sicuro. Lo so, muoviamoci. Un tubo. Anche il tubo c'è. Aspettate che la spengo la torcia, sennò... Però non vedo niente. Però così non vedo niente. Ok. E lì vai avanti tu. Che devo andare sempre io avanti. Fai la donna coraggiosa. Indietro. Mattoni. Qua c'è un'altra camera. Però penso sia collegata. Posso andare anche di qua, no? Aspettate che c'è un colpo solo qua però. Non va bene. Ah, è lì. Mi ha fatto il giretto, mi ha fatto cagare. Fai scherzetti. Oh, altri bulloni. Quasi quasi torno indietro al banco da lavoro. Questi bulloni che ho trovato dopo del banco. Vediamo qua che c'è. Tre mattoni. Tre bottiglie. Qua che c'è? Munizioni. Via, 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 via. Scappa, 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 scappa. Dobbiamo curarci. Via, 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 via. Dobbiamo curarci, raga. Dove mi curo? Un problema. Un problema. Raga, è un problema.
Per tornare indietro mi devo mettere un po' in riparo per curarmi. Mannaia. Ellie, coprimi. Ok. Oh, ma questo non è Ellie. Vaffanculo. Andando troppo indietro, ma mi devo curare, ragazzi. Mi devo curare troppo. Resisti e vinci. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Vediamo tutte le pistole. Ok. Via libera. Passiamo di qua. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Certo. Ok. Ottimo, continuiamo qua. Fa attenzione, quell'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una volta finito. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. D'accordo. No, non ci arriviamo. Quindi devo trovare qualcosa qua sotto. C'è una scala lì che sporge da quel camion. Vediamo questo autobus. Non c'è niente. Sta incastrando. Sono dall'altra parte. Ah, okay. Ce l'ho fatta. Ora fai scendere la scala. D'accordo, arriva. Ce l'ho fatta. Mi sento ancora clicker. Ma non me la dà. Ok.
Mi faccio scendere da qua, però aspetta, sennò si bagna. Eccolo. E prima me l'ha lasciata a terra. Stai vicino al bordo. Lì è più bassa. Fumetto. È quel fumetto che sta leggendo. 13. Un sottacco che c'è? Ma qua c'è la scala. È passata, va bene. Munizioni. Ok. Va bene. Sta lì qua. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta. Attenzione! Ali! Lasciami andare, stronzo! Tutto ok? Sì, mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che quelle cose spariscano. Tutto con l'arco in maniera silenziosa, così non vengono altri. In teoria. Poi, se devono venire, vengono. Ah, un altro banco. Ragazzi, io... Aspettate, prendo questi... E potenzio un pochino e ci vediamo dopo il potenziamento. Non ve lo faccio vedere perché tanto perdiamo solo tempo. Ok, abbiamo potenziato un po' di armi. Qua c'è una porta chiusa. No, forse è aperta. Usa il coltello, andiamo. Ormai ci entriamo, ragazzi. Va bene. Facciamo la spesa. Adesso potenzio ancora. Ok, perfetto. Perfetto, frecce. Immaginavo se aprivo c'è il paradiso. Adesso posso fare qualcosa. Le molle con i... quelli grossi serve. Servono. Ok, integratori non ne abbiamo abbastanza. Si sono infilzato con le frecce. Ne prendiamo un paio. Questi al massimo, quelli al massimo. Oh oh oh, predatore. Oh, munizioni. Ragazzi, io ripotenzio un secondo e ci vediamo subito. Ok. Abbiamo finito. Occhio alla testa. Vai, vai, vai. Abbiamo iniziato un bel po' di armi. Guarda. Eccolo là. Ah, l'ospital. Ok, che facciamo? Ci buttiamo? Resta lì. No, non vado da nessuna parte. Qui c'è una stanza. Sono curioso. Ma non si esce? Senza è questo.
Vediamo, vediamo. Mi ho trovato una strada. Ce l'hai fatta. Ecco. Ma io a caso l'ho trovata. Esploro tutto. Ah, per fare attraversare lei. Ok. Come sempre. Vamos. Noi lo portiamo là. Facciamo sempre le cose prima di saperle. Bellissima questa cosa. Questo intuito. Ok, salta su. Ok. Andiamo, andiamo. Ok, ecco, ci sono. Fai attenzione. Presa. Ti porto qua. Vai. Io salgo da qui. Credo. Mi ributto. Non posso fare quel salto. Infatti devo fare il giro di nuovo, secondo me. Da sopra. Andiamo. Dove è andata lei? Ma là c'è una scala comunque. Mi sembra. C'è una scala. Ho visto adesso. Vediamo. Ah, forse l'ha messa Ellie. Vabbè. Ok. La scala si è staccata dal muro. Perfetto. La rimettiamo. Mi farà venire un'idea. Poi una passerella. Me la posso portare là? Aspetta, vediamo. Posiziona. Ah, ok, me la salgo. Tutto a testa sono. Me la prendo. E me la porto, ovviamente. Ma se salivo da là direttamente, no, vero? Troppo basso. Ce l'appoggiavo su quella parete. C'è una bella passerella come quella dei pirati. Perfetto, andiamo. Ah, ho capito. Bella idea. Ho detto sono tutta testa io. Si era rotta. Ovviamente anche qua comunque. Vabbè. La fantasia. Vado avanti io. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Ancora veicoli. Ma come faccio? Devo saltare. Vabbè. Ce la fai? Ah, volevo stare qua. Vabbè. Niente, io sono più... più avventuriero. Più spericolato, più parkuroso. Ok, dai, salta. Ora si stacca. Ti prendo. Sì, sì. Guarda, cademo un tall'acqua. No. Visto? Ce la facevi da sola. 3, 2, 1. Siamo caduti? No. Se cadiamo non so come ci combiniamo là con la mini cascata. Ci sfracelliamo. No, ma qua tiene, tiene. Madonna, ho parlato. Ellie, muoviti. Corri, 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 corri. Ci sono. Brutta figa. Mi sono aggrappato, mi sono aggrappato, mi sono aggrappato.
Ce la sto facendo, schiaccio. Porca troia. Successo. Ali! Io sto schiacciando, ve lo giuro. Ok. Non me la ricordavo sta scena. Oh, Ellie. Andiamo a prenderla. Spettacolo però. Mani in alto. Ma? Chi è questo? Sfida. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Ma? Senza pietà questi. Benvenuto tra le luci. Marlene! Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Passato quasi un anno. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello. Come lo rimuove? No. Prova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ora butti. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa.
Da che parte? Te la sta studiando. Che cazzo fai? Cammina. Ho detto dov'è la sala operatoria? Col Joe Wick che c'è lui. Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano. In fondo. Contrabbandiere, è qui! Dobbiamo essere molto furtivi adesso. Ci giochiamo il tutto per tutto per salvare Ellie, ragazzi. Ce lo dobbiamo proprio a lei. Non possiamo abbandonarla adesso. Ha ucciso Ethan. Cosa? Cerchiamo di essere più furtivi. Che c'è un casino qua di luci, secondo me. Sì, signore. Madonna mia. Dove devo passare? Con le frecce posso fare. Pezzo di merda. Lui è qua giù. E dai, non per il cacchio. Ok, abbiamo limitato i danni, secondo me. Oh, c'è qualcuno. Porca merda. Ah, mi ha visto. Ok, vai. Guardami le spalle. Oh. Allora passiamo al contrattacco. Ma doveva andare così. Doveva andare così. Ok. Bandiere! Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, ehi! Ok. Ok, vai! Va bene, passiamo di qua. Qua è chiuso. Ok. Facciamo così. Prima andiamo. Facciamo una luce. Adesso. Uno abbattuto. Mamma mia, dove che mi guarda? Ok. Due abbattuti. Un altro. C'è l'ultima freccia e poi devo prendere le frecce. Oh, che
diavolo era? E ora? Questo devo uccidere forse furtivamente. Ok, dobbiamo uccidere qua. Anche questo. Perfetto. E siamo silenziosissimi. Un po' di roba ce l'abbiamo? No. Servono le frecce, devo andare là. Un'arma nuova, un fucile d'assalto. GG. Lui è laggiù. No, è andato. Continuiamo. Alla porta. Quanti sono? Non perderlo! Lo reagiamo di qua. Lui è qui! Aia! Non lasciarlo scappare! Lui è qua giù! Il corridoio! Farlo scappare! Beh. No, di qua. E ci dobbiamo curare. Una guerra questa. La vinceremo noi, ragazzi. Perelli. Andiamo, andiamo, andiamo. Eccolo. Dove vai? Ce la lasciamo, ce la lasciamo! Vai, 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 vai! Coprimi, mi muovo! Oh, dov'è? Ma... Di... In testa. Allora, dove siamo? West Wing, ala ovest. Occhio qua. Da questa parte. Fate attenzione. Arrivano, arrivano, arrivano. Ok, sono passati tre, non mi hanno visto. È un massacro. Porca troia. Controllate tutto il piano. Provate quel tizio ora. Ma non posso fare. Aspetta. C'ho arco? Sì.
Sono due. Sono io una bomba. Ok. Sono stato silenzioso. Mario è il terzo. Non fiaciniamo. In bocca. Perfetto, buon lavoro, gamer. Ricontinuiamo da qua. Che succede laggiù? Cazzo. Avete sentito? Aspetta. È qui! Non mi hanno visto? Mi ha visto? No, non penso. Quanti ce ne sono? Ma io ne do uno solo. Ma sta venendo da me? Ha senso. Lo afferriamo subito, se viene da me. E babbalocco. La si è cercata. Carichiamo tutto però. Niente, andiamo. Scala B. Merda. Ecco. Ok. Andiamo su o giù? Andiamo su? Solo le sale operatorie sono tutte su. Infatti. Un'occhiata veloce. Cos'è questo? Ascoltiamo subito. 28 aprile. Marlene aveva ragione. L'infezione della ragazza è diversa dalle altre. Le cause della sua immunità restano ignote. Come rilevato in tutti i casi precedenti, i titoli antigenici del cordyceps presente nella paziente restano elevati, tanto nel siero quanto nel liquido cefalorachidiano. Le emocolture prelevate dalla ragazza mostrano una crescita rapida del cordyceps in terreni di coltura fungini. Tuttavia la conta e la concentrazione di globuli bianchi rientrano nella norma. Non si registrano innalzamenti delle citochine proinfiammatorie e una risonanza magnetica al cervello non mostra tracce di crescite fungine nella regione limbica, che nei pazienti infetti sono soliti accompagnare i prodromi di un'aggressione. Dobbiamo riprodurre questo stato in condizioni di laboratorio. Stiamo per compiere una scoperta epocale, paragonabile a quella della penicillina. Dopo anni di tentativi infruttuosi, stiamo per raggiungere l'obiettivo. Possiamo cambiare le cose e restituire alla razza umana le redini del proprio destino. I sacrifici delle centinaia di uomini e donne che hanno dato tutto alla causa, persino la vita, non saranno inutili. 28 aprile. Marlene aveva ragione. L'infezione della ragazza è diversa dalle altre. Che c'è qua? La spesa. Ok, questo può essere utile. Mamma mia, che c'è qua. Good, 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 good. Very good, very nice. Molto very good. Questo vuol dire che ci aspetta un agguato adesso. Dobbiamo fare un agguato adesso, sicuramente. Queste munizioni. Prendete potere.
come dovete impedirgli di passare. Sì, ci siamo. Aia. Siamo qua. Arrivo, stanno arrivando le luci. Marzo. Abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. Tra un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo, che mi preoccupava sin dalla morte di Greg e Tania la settimana scorsa, è decisamente migliorato. Aspetta, stanno parlando. Comunque è bello sentirti ridere ancora. Robin è venuta da me e mi ha detto: siamo al sicuro con te. Grazie Marlene. Un piccolo gesto, ma ne aveva bisogno. 23 marzo, Ellie non ce l'ha fatta. Noi siamo all'ospedale, ci sono stati parecchi festeggiamenti, almeno da parte degli altri. Immagino siamo contenti di rivedere i loro vecchi amici. Erano più di 10 anni che non vedevano alcuni di questi ragazzi. Dopo che mi hanno dato la notizia non sono riuscita a mangiare. Non potevo parlare con nessuno, dovrei essere contenta anche solo di essere viva. Ma ora come ora voglio solo chiudere gli occhi per un po'. 24 marzo, mi guardano e io so che cosa pensano. Che siamo solo un mucchio di incompetenti, cosa devo fare? Pensavo che sarei morta, l'intero battaglione di Boston dava la caccia ai miei uomini, dovevo portarla via dalla città. Come facevo a sapere che le scorte armate e le luci erano già morte? Porca puttana, mi ha preso il panico alla fine, mi sono ripresa decisamente in fretta, i miei uomini sono rivelati più abili di quanto immaginassi. Alcuni sono sopravvissuti all'attacco dell'esercito, avrei dovuto tenerla con me, invece l'ho consegnata a un paio di contrabbandieri. Ti ho deluso, Anna. Ho deluso tutti noi. Sono davvero un incompetente. 25 aprile. Non sopporto di parlare con nessuno di loro. Non penso di poter sopportare i loro sguardi ancora a lungo. Non posso restare qui. 28 aprile. Uno dei nostri esploratori ha appena chiamato via radio. Ha visto un uomo e una ragazzina che entravano nel tunnel dalla capolina dei bus. Crede lei avesse capelli rossi. Ma non è sicuro. E se fosse lei, smettila, Marlene. La squadra di ricognizione sta per uscire, andrò con loro. 28 aprile, se vi perdete nell'oscurità cercate le luci. Evviva, stanno facendo dei test su di lei proprio ora. Non capisco se sono eccitata, spaventata, sono nervosa. So solo che le mie mani tremano e non vogliono saperne più di smettere. No, niente, proprio erano... Li controllavano da tempo. E speravano che fosse viva, poi l'hanno trovata. E ovviamente ora non gliene frega niente la vita di lei. Vogliono il loro corpo per sperimentare. Niente ragazzi, andiamo dritti al sodo. Carabina. Oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. C'è troppa gente lì. Troppa gente lì. Si riaggiro da qui. Se mi faccio spazio con la freccia di soppiatto, vediamo. Ne ho una sola, poi me la riprendo in caso. In testa. No. È qui dentro con noi. Addio. Oh merda. Non lasciate che raggiunga la ragazza. Eccoti. Ma non muoiono. Dietro, dietro, andiamo dietro. Andiamo dietro, andiamo dietro. Ok, uno passa di qua. Oh, non muore. Che cazzo vuol dire? È mortale questo, Highlander, che cazzo è? Questo era buggato. Finita malissimo. Mamma mia. Finita malissimo questo. Vabbè. Ora mi trasformo in Joe Wick. Modalità Joe Wick.
sarà stato un topo. Ora te lo dico io il topo. Ehi, lui è qui! E non mi ha afferrato! No, no, più medikit. Sono morto. Ragazzi, non ho più medikit, sono morto. Sono in panico. Non ho medikit, cazzo. Mi cerchiano. Vieni di qua. Vieni di qua, non possiamo andare. Forse qui dobbiamo essere. Se possiamo creare. Oh, possiamo crearlo. Mi salvi chi può. Non voglio morire. Non ciovine. Proviamo. Proviamo questo. Ho finito colpi. Lui è laggiù, dietro quei sacchi di sabbia. Morto, stronzo! Non sono morto, che ho fatto i medikit? Coprimi! Vieni. Ehi, ma dove poppa? Mi spacco lo stesso. Il panico, il panico. A girarlo. Aspetta, dov'è questo? Farlo scappare! Ehi là! Ehi fratello, stai calmo, eh? Fai male? Così. Quanti cavolo sono qua dentro? Certo, scontro finale. Dove esercito qua c'è. Tre colpi. G per lui. Di pompa? Andiamo di pompa. No, andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo sta porta, datemi Ellie. Registratore. Ascoltiamo. Ehi, Anna. È da un po' di tempo che non parliamo. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non che avessi altre scelte. La richiesta
Era una pura formalità. Ma devi sapere che per tutti questi anni ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Era questo il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Che Marlene, però questa è la tua opinione. Per Joel non sarà la stessa cosa dopo che si è affezionata come una figlia. E quindi mi dispiace, mi duole il cuore. Guarda questo simbolo delle luci. Questa è l'ultima stanza, la stanza rossa. Andiamo. Sentiamo con l'assalto. Apriamo subito la porta. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro... No! Schifoso animale! A tutti ammazzo. Ora mi faccio ammazzare da voi. Andiamo, è lì. Ti tengo. Ti tengo. Oh, merda. Dove? Da dove dobbiamo andare? È qua giù! Ti porto via da qui, piccola. Devo scappare? Ti ho preso. Coprite le uscite. Ti ho preso. Andiamo. Non vai da nessuna parte. Il labirinto. È tutto ok. Tutto ok. Tutto è okay. La tua ultima occasione. Lasciala, ora. Ce l'ho nel mirino. Cioè, non possiamo sparare. Oh. Indietro. Via, 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 via. Non sparare. Dai, ehi, dai. Fermo. Possiamo sparare perché se la uccidono finisce tutto. Possono trovare più la cura, cioè non possiamo rischiare. Ok, forza. Mi ha bloccato forza. L'ascensore. Non puoi salvarla. Marlene. Anche se la porti via, e poi? Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ma non lo voglio io. Ascolta. Diglielo, diglielo. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. E siamo andati via. Ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche
hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Una bugia bianchissima. Mi spiace. Gli ha sparato praticamente con Ellie in mano a Marlene. Gli ha sparato. Bellissimo. Rip Marlene. Ragazzi, lei era veramente la cura. Però non vale la pena di rischiare la vita sua per Joel. Ti prego. La inseguiresti. Sì. Per sempre proprio. Ne inseguirebbe. È finito tutto. Beh. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi, guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Forza ragazzi, è finita questa bellissima serie. Grazie a tutti di aver seguito veramente fino a qua.
tutte queste puntate. E, avrete sicuramente visto anche il DLC prima di questa puntata. E niente, ragazzi, lasciate il like come sempre. E, mi raccomando, ragazzi, ci vediamo alla prossima serie. Non so se faremo alla Wake oppure Plug Innocence. Comunque vi farò sapere se siamo aggiornati. Bella ragazzi, weppa!